Può sembrare più assurdo, ma ci è mancato poco che la Chiesa, non dico che stesse creando la democrazia nei primi del 400, ma ci stava andando molto vicino. Stava perlomeno creando un enorme passo in avanti nella storia politica. Con le teorie conciliariste. Sembra assurdo, ma è così. Se non fosse intervenuta la politica, che aveva paura appunto della democrazia che sarebbe potuta nascere, forse la democrazia in Europa sarebbe nata molto tempo prima. Sta di fatto che con il conciliarismo la Chiesa cattolica si sarebbe trasformata in una quasi democrazia. Mi riferisco ai tempi in cui c'era un Papa a Roma e un antipapa ad Avignone. E per cercare di risolvere la situazione fu eletto un terzo Papa che doveva sostituire gli altri due, tramite un concilio, ovviamente. Essi però non vollero dimettersi, e ci furono addirittura tre papi. È così che il conciliarismo effettivamente fu iniziato a essere preso sul serio. Secondo il conciliarismo, non era il papa il vero capo della Chiesa, ma il concilio. E quindi, in caso di scisma o di eresia, il concilio, essendo superiore al papa, poteva destituirlo e deporlo. Nel 400, in vari concili, si arrivò a stabilire che appunto il concilio è superiore al Papa, anche se non è un eretico. La cosa particolare è che al concilio, secondo il mio docente di storia medievale, benché io non so praticamente dove abbia preso queste informazioni, io mi farò delle ricerche. Lui dice che avrebbe dovuto partecipare addirittura Madre Badessa e i sacerdoti. Se così fosse stato per davvero, cosa che purtroppo devo andare ancora a verificare, il detto veramente l'ultimo prete di campagna avrebbe potuto avere voce in capitolo nelle decisioni della Chiesa. Beh, però effettivamente bastava il fatto che dichiarare che il Papa era superiore, cioè no, il concilio era superiore al Papa. Questo sarebbe stato un enorme passo avanti nella storia. Comunque sia, infatti, Pio XII e Leone X dichiararono il conciliarismo eretico. Tra i celebri sostenitori del conciliarismo abbiamo Guglielmo di Ockham, Marsilio da Padova e Niccolò Cusano.